Allora, l'esperienza dell'ultima giunge al termine della conferenza del Parlamento europeo a Strasburgo ed è stata un'esperienza sicuramente che rifarei, molto utile. Siamo arrivati alla fine, sul nostro documento finale ci sono tante, tante, tante nuove idee su cui i politici, secondo me, possono intervenire e possono avere spunto per una nuova politica dei cittadini, sia in ambito di salute, sia in ambito climatico, sia per la figura delle donne nel Parlamento europeo e per la figura delle donne, per la salute delle donne in Europa, sia per quanto riguarda la salute mentale, sia per quanto riguarda il cambiamento climatico. Sappiamo bene che alcune delle nostre proposte, per essere attuate, hanno bisogno di più tempo, altre sono più immediate, come ad esempio detassare i farmaci che per le donne possono essere dei veri e propri salvavita, come ad esempio per chi soffre di fibromialgia ed endometriosi possono essere gli anticoncezionali ormonali. Questa è una legge che si può fare più velocemente. Per altri ci vuole un processo più lungo, Ad esempio? per esempio per quanto riguarda l'abbassamento del CO2 per il cambiamento climatico. Sappiamo che non è una cosa che si può decidere e cambiare strutturalmente da un giorno all'altro. Ci sono tutte delle aziende, delle fabbriche, ad esempio pure di macchine, che sono dietro a tutto ciò. Però noi ci aspettiamo qualcosa di concreto, ci aspettiamo che non rimanga semplicemente una bella esperienza scritta, ma che concretamente tutti i punti del nostro lavoro, che è stato tanto e duro, siano portati avanti, siano letti e siano attuati. In particolare, cosa ti aspetti dai tre presidenti oggi? Parleranno sia von der Leyen che Metsola che Macron? Mi aspetto pieno appoggio, mi aspetto concretezza soprattutto e mi aspetto lealtà, perché noi crediamo nella comunità europea. Grazie.